C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Simone Contro, benvenuto, buonasera. Buonasera a voi, grazie Giovanni per l'invito. È la prima volta che lo ospitiamo, ecco, sì. Dico per correttezza a chi ci vedesse, abbiamo invitato un rappresentante per ognuno dei partiti che o movimenti che si candidano alle europee. Simone Contro ha trovato il tempo per venire a parlare con noi, sì. e soprattutto con voi. Qualcun altro questo tempo non lo trova, ma questa è un'opportunità che noi abbiamo concesso a tutti e siamo contenti che sia venuto qui Simone Contro e aspettiamo che qualcun altro sfrutti questa opportunità. Ecco, si presenti un momentino agli elettori. Allora mi chiamo Simone Contro, sono di Sandrigo, provincia di Vicenza, faccio direttore tecnico, lavoro in provincia di Verona nel settore elettromedicale. Nel Movimento 5 Stelle ci sono ormai da più di 10 anni, ho fatto il candidato sindaco a Sandrigo nel 2012 e il consigliere di minoranza per 5 anni. Nel frattempo, durante l'arco dei 5 anni, ho organizzato le regionali in Veneto nel 2015 e le politiche l'anno scorso, nel 2018. È la prima volta che mi candido a qualcosa oltre il comune, questa volta ho deciso di mettermi anch'io in gioco e provare. È una campagna difficilissima perché riguarda 4 regioni la nostra circoscrizione, quindi... Sono 22 province, se non sbaglio. Eh sì, eh sì, quindi io non sono mai uscito dal Veneto perché comunque... parte perché lavoro di giorno e quindi non ho la possibilità di muovermi come alcuni politici possono fare. E poi perché comunque chi mi deve votare mi vota per il mio territorio, quindi chi mi conosce o comunque... Chissà che poi la mia azione politica ricade più sul territorio veneto, perché è quello in cui vivo e ovviamente è quello in cui mi dedicherò di più. Comunque ha maturato un'esperienza di amministrazione a Sandrigo, quindi comunque una base di conoscenza politica, degli strumenti politici poi... Mi diceva anche prima, ha organizzato le elezioni anche dal punto di vista burocratico, diciamo così. Lei è stato di supporto anche a Jacopo Berti. Io ho sempre seguito la burocrazia elettorale nel 5 Stelle ormai da 5-6 anni, aiuto le liste civiche al voto con la burocrazia, i moduli, tutta la modulistica e le regionali, che è stato uno sforzo enorme con la raccolta firme, perché lì è stato veramente importante lo sforzo. Le politiche l'anno scorso non c'era la raccolta firme, però comunque la documentazione è sempre una cosa delicata perché con la nuova legge elettorale... Bisogna saperla maneggiare la burocrazia, modificarla, ma bisogna saperla maneggiare. C'è una bella responsabilità. Lei lavora da tanto tempo, è direttore tecnico di un'azienda che lavora nel campo dell'elettromedicale. Sì. Immagino sia una piccola media azienda. 50 dipendenti. Quanti, scusa? 50. Vabbè, quindi, tipica azienda veneta. Ecco, lei ha detto che è molto interessato a portare il suo contributo in Europa e lavoriamo di esserci, in rappresentanza del Veneto, del Nord-Est, ma in particolare del Veneto, soprattutto con qualche azione specifica per il mondo delle piccole e medie imprese. Cosa pensa al riguardo proprio? Cosa potrebbe fare al riguardo? L'Europa si potrebbe fare di più, no? Quindi... Sì. Diciamo che in Europa si può fare di più, però è anche vero che l'Europa fa molto e dà molto all'Italia. Il problema è che in Italia abbiamo sempre avuto, e io lo dico, sono andato anche a Bruxelles, ho fatto incontri con i funzionari, il problema principale è che i nostri politici in Europa hanno sempre lavorato poco per il territorio, nel senso che molti partiti hanno mandato in Europa i politici che vanno in pensione, la pensione dei politici, diciamo, ben pagata. Però io quello che ho visto e quello che mi ha spiegato che fanno gli altri stati, Francia, Germania, Inghilterra in primis, è prendere i documenti che arrivano nelle commissioni, tradurli subito già quando sono delle bozze, mandarle nel territorio, fare informazione, creare una rete di aziende e associazioni nel territorio, informarli perché si preparano. Nel momento in cui escono i bandi, escono i finanziamenti, gli altri stati, ci sono 5 anni per prendere tutti i finanziamenti che vengono dati in quei settori, e gli altri stati arrivano con i documenti già pronti perché si preparano prima.
I nostri la maggior parte delle volte cominciano a prepararsi quando i finanziamenti escono, poi ci vuole un anno per partire, il secondo e terzo anno per cominciare a prendere i soldi, arrivano i 5 anni e non riesci a prendere quello che potresti prendere. Ma ecco, confermo questa cosa, che ho parlato non in questo periodo ma anche con eurodeputati esperti, diciamo, sì. Non pensionati, come no. Lei dice, che veramente è vero così, è vero, si va un po' a passare la vecchiaia lì oppure a fare le belle statuine, no? C'è chi ha fatto anche campagna elettorale, sì, essendo eurodeputato, sì, conosciamo sì, uno. Ma sappiamo che e poi in Europa ci stanno pochissimo, poi ci lamentiamo dell'Europa sì. Se non ci siamo. Però quello che lei dice è verissimo, perché addirittura la Spagna, oltre che la Germania, proprio nei momenti cruciali hanno costruito, hanno approfittato di stage fatti per giovani che andassero a lavorare nelle strutture europee. E questi stage fatti anni fa con preveggenza hanno portato poi questi giovani a diventare funzionari e poi dirigenti, quindi in pratica la struttura burocratica dell'Europa è fatta da soprattutto spagnoli, tedeschi, che al di là del politico vivono la quotidianità e quindi hanno rapporti col proprio territorio e riescono anche a trasferire quelle che sono gli input. Questa è questa catena di trasmissione che manca dall'Italia verso la struttura europea e viceversa. Questo è un lavoro... Diciamo che è un'altra cosa molto importante, è che io l'ho detto sempre, io incontro associazioni, incontro imprenditori, io quello che ho sempre detto a tutti è che io non vado lì con la presunzione di saper tutto, io chiedo di avere chi mi supporta ma anche chi vuole collaborare, che sappia indirizzare il politico che è eletto lì in Europa, di andare in ufficio da quel funzionario, perché noi dobbiamo sparare su quelle cose concrete e portare a casa il più possibile per il territorio. L'Italia mediamente utilizza molto meno fondi di quelli che dà l'Europa, sì. E abbiamo una grandissima quantità di miliardi, parliamo, che noi non usufruiamo perché restituiamo perché non partecipiamo correttamente ai bandi, quindi questo è un male tipicamente italiano. Questo è un problema. Poi parliamo dei bandi, quelli por FESR per il Veneto, per capirci, che comunque quelli sono gestiti dallo Stato centrale e poi ripartiti tra le regioni. E lì dipende da come vengono modulati dalle regioni, quindi abbiamo anche esempi di bandi basati su cose vecchie che non vengono utilizzati perché sono strumenti che non danno i finanziamenti dove servirebbero. Oppure lì è una cosa più regionale. Il fenomeno dei finanziamenti alla formazione, in cui il Veneto prende parecchi soldi e poi vengono distribuiti in un certo modo, ma non ne parliamo in questo momento. È la qualità dei servizi. Altri settori in cui lei pensa di poter portare un contributo utile al Veneto, l'ambiente mi accennava. Sì, ambiente, quindi l'Europa sappiamo che ha degli strumenti all'avanguardia a livello mondiale sull'ambiente, si può fare molto di più e anche grazie all'Europa e a quello che è passato in Europa l'Italia si è adeguata in molte cose, perché è anche grazie all'Europa per molte cose che abbiamo recepito in Italia, quindi secondo me c'è un ruolo molto importante. Poi noi abbiamo l'agricoltura qui in Veneto che la fa comunque da padrona in una delle regioni più inquinate d'Italia. Quindi l'industria è cresciuta ma ha tolto spazio anche all'agricoltura e ha inquinato. Sì, pesticidi, OGM, qui ne abbiamo di tutto in Veneto, ne abbiamo per perderci veramente per tanti anni. In Europa per farla crescere e migliorare o per combatterla come dicono i vostri sostanzialmente alleati di governo? Beh, noi abbiamo alleati di governo con un contratto, però si vede già dai comportamenti in campagna elettorale che ci proponiamo in Europa su due gruppi totalmente diversi. I ultranazionalisti con la Lega, noi siamo europeisti, il nostro slogan per queste europee è continuare per cambiare, e cioè vuol dire continuare in questa Europa. Io sono un pro-europeista, io ci tengo a stare in Europa, ci tengo all'euro, però gli strumenti europei, la burocrazia europea, i burocrati europei, bisogna dare un giro di vite. Forse questa volta il mix degli ultranazionalisti che stanno spaventando l'Europa, ma anche chi crede in questa Europa perché va cambiata, secondo me deve rimanere la linea di chi vuole l'Europa, perché non si può. La mia azienda esporta per il 95% all'estero. Io non posso pensare a un'Italia che da sola esporta in Russia, in Hong Kong, in Indonesia. Noi esportiamo in tantissimi paesi e vedermi da sola un'Italia è... Ormai non si torna indietro. Chi chiude gli occhi non sta vedendo quello che succede adesso in Inghilterra con la Brexit, che è tanto lunga, però al di là delle dimissioni c'è una nazione che sostanzialmente è in crisi perché sta capendo quanto andrà a perdere una volta che esce. L'Europa bisogna migliorarla sicuramente, perché così com'è non va bene, ma lo zero Europa sarebbe un danno ancora maggiore secondo me. Quindi questa l'Inghilterra sta mostrando il meglio e il peggio. Se io ho incontrato dei cittadini inglesi residenti in Italia da anni che mi dicevano:
quasi piangendo, io non ho potuto votare, perché i cittadini inglesi in stati europei non hanno potuto votare la Brexit, sì, sì. Non hanno potuto dire no alla Brexit. E per me la parte più comica di tutto questo, nella tristezza dell'evento, è che Nigel Farage, che è quello che ha promosso, da eurodeputato ha promosso il referendum, si è ricandidato adesso, sì, e ha creato un partito che è al 30%. Quindi, ma un'altra cosa, dovrebbe fare riflettere un'altra cosa, i dati di voto non sono chiari per tutti, hanno vinto con la richiesta di Brexit tutte le persone anziane, sono anziane o vecchie, mentre i giovani, che dovrebbero guardare con un po' di attenzione ai giovani, la gran parte dei giovani non è per la, non era no, e non no. È per la Brexit, perché non si è capita avanti, la gravità della cosa, non si è capita. Allora, prendiamo un po' come esempio, io ho conosciuto lei, così chiudiamo, anche perché sì. YouTube, i nostri, chi vede su YouTube è frettoloso, ah, quindi sì. Speriamo di dare delle cose, ecco, io l'ho conosciuta, conosco i nomi di chi ci manda comunicati, cose, quindi anche lei, però l'ho conosciuta soprattutto per un motivo, e l'ho fatto pubblicamente. Quando noi abbiamo subito una condanna, per non entriamo nel merito, ma una condanna che è chiaramente contro la libertà di stampa, lei è stato l'unico politico, abbiamo avuto solidarietà da sindacati, da lettori ovviamente, ma da sindacati, da associazioni dei risparmiatori, e sì. da qualunque sfaccettatura, ma dal mondo politico zero. L'unico politico candidato ad europei, c'è stato un consigliere comunale, ma l'unico politico candidato europeo che ha detto, io lo ricordo a chi, non entro nel merito della sentenza perché dovrei studiarla, ma questo è un attacco alla libertà di stampa, è stato Simone Contro. E quindi io dico che per la parte che ci compete, siccome anche questo movimento, 5 Stelle, stanno portando in Parlamento una proposta di legge che è già in commissione per tutelare chi subisce vite temerarie, io esprimo la mia volontà di voto per Simone Contro e per i 5 Stelle, perché su molte cose io sono critico sui 5 Stelle, sono critico sulla non competenza, ma se non se la fanno la competenza non possiamo rimproverare di non essere già al potere da tempo, però io vedo che su certi problemi pratici forse sono meno bravi a raccontare quello che fanno. Sul problema che mi riguarda, che riguarda non soltanto me ma tutti quelli che si attingono, che attingono sì. l'informazione, non soltanto Contro ha avuto questo atto di lealtà, di serietà, poi ne parlerà lei, ma tutto il Movimento 5 Stelle sta portando, ha tirato fuori dalla muffa dei cassetti del Parlamento una legge che dice: se qualcuno con i soldi falliti temerari, che il giudice reputa temerari, contro un operatore della comunicazione, dell'informazione, sì. intanto mette a garanzia una buona parte dei soldi che lui chiede. Perché questo è un modo, oggi è 23 di maggio, domani sono in tribunale perché Zonin e Zigliotto mi hanno denunciato. È una medaglia, però insomma è una continua. Sì. Ecco, Simone, io vorrei che lei illustrasse un po' quanto, al di là del nostro problema specifico che riguarda tanti, sì. però la stampa oggi in Italia non è libera perché è in mano a chi ha soldi, a imprenditori che non fanno impresa con la stampa, ma a cui hanno altri interessi. Quanto sarebbe importante avere una informazione più corretta, schierata, anzi chiaramente schierata, che io non sono a favore del giornalista che non dice le opinioni, deve avere un'opinione e deve manifestare chiaramente. Oggi io dico che voterò lei per un certo motivo e lo dico. Sì. Quindi ognuno ha le sue posizioni. Però una stampa libera, che vuol dire che sui fatti, i fatti non li nasconde, li commenta, non li nasconde, quanto sarebbe importante? Beh, per me è fondamentale. Io non nascondo che ovviamente la stampa libera può piacere quando attacca gli altri, può piacere un po' meno quando attacca, ti tocca nel personale, con nel movimento politico a cui fai parte. Però è vero che quando gli attacchi sono giusti, è anche uno spronare le persone a capire e raddrizzare il timone e andare verso la via giusta. Cioè io non sono per la stampa politicizzata, non mi piace. Io ho ricevuto tanti attacchi in passato, alcuni giusti, alcuni sbagliati, ma si va avanti e si cresce, e anche grazie a chi fa questo lavoro. Se non ci foste voi che fate questo lavoro, molte inchieste che poi hanno portato avanti anche 5 Stelle dal lato politico non ci sarebbero state. E quindi mettere il bavaglio a privati e a redazioni anche piccole, medio piccole, che invece nel territorio lavorano e lavorano tanto, anche tralasciando a volte la famiglia e rimettendoci soldi, comunque lo Stato italiano, che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti delle battaglie anche con degli esposti. Però chi ne guadagna è lo Stato italiano, sono i cittadini, quindi è ovvio che il lavoro di investigatore, diciamo, giornalistico... Con documenti, documentato e tutto,
è lodevole, io, secondo dal mio punto di vista è da supportare a tutti i costi. Perché quindi io direi proprio questa volta dichiaro uno spot, io voterò contro per essere contro chi può censurare la stampa. Sì, assolutamente. E lo dico con estrema, ci sono altri candidati che hanno buone caratteristiche, che vanno valutati, io dico comunque scegliete bene il candidato, specialmente privilegiate chi avete conosciuto sul territorio, che avete conosciuto su come opera realmente, non su cosa dice che vorrà fare, ma sulle sue qualità specifiche. Sì. Ci sono altri candidati che sono onesti, corretti. Sul problema della stampa abbiamo trovato soltanto Simone Conte, e questo gli ne diamo atto. Io vi ringrazio perché comunque mi avete dato l'opportunità di dire quello che penso anche su questo argomento, che ai più magari è sconosciuto, però è fondamentale, perché sono multe che poi fanno chiudere la bocca veramente ai giornalisti. Va bene. Ok, io la ringrazio per la sua, grazie, la sua presenza. Grazie mille. Ripeto, abbiamo invitato tutti, se soltanto Contro è oggi qui con noi, perché gli altri hanno fatto altre scelte, va bene così, insomma. Il paese è libero, quindi e speriamo che rimanga libero, insomma. No? Bisogna. Ecco. Bisogna. La ringrazio. Io ringrazio, un saluto a tutti, arrivederci.